siamo a Bodo dopo una notte movimentata passata in un parcheggio in periferia di Bodo, che però viene usato da tutti i camperisti che arrivano tardi la sera. L'ultimo traghetto arriva a mezzanotte, mezzanotte e mezza, e soprattutto da quelli che prendono il primo traghetto alle 6:30 di mattina, quindi c'è un sacco di Mazza, quante vivai. telecamere. E ora cerchiamo di uscire dalla città e imboccare la Scenic Route 17. Eccoci qua, il famoso Maelstrom. Mi viene in mente una canzone. Batti più in là. No, forse non è il caso. Come vedete dietro ci sono un po' di Che vortici. la testa mi fai girare. Ciao Altro che Mastro Lindo. Belli. Ad arrivare traghetto, abbiamo aspettato sì e no 5 minuti. Tac. Dai, ci siamo. Questa è la famosa National Route 17, un po' di traghetto. Traghettino della 17. Strada nazionale, bella, bella, bella. Certo, in moto sarebbe stata ancora più bella, più divertente, ma anche il campo c'ha il suo perché. Senza tanta gente, esagitata, vorresti che vedi un po' sul video sessione. Che guarda te col ghiacciaio sullo sfondo. Freddo però, e c'è il sole. Bello, 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 bello. Bene, si vede? Sì, si vedrà. Boh. Non lo sappiamo. Oh, lo vedremo poi, in post-produzione. Stiamo tornando a sud del circolo polare artico. Peccato, mi ero abituata. Dopo quello passato a Rovaniemi verso nord, ora passiamo questo verso sud. Niente più sole di mezzanotte. Ah, beh, era già andato. Torneremo a dormire, non ce la facciamo più, troppa luce, troppa luce. Direzione Brno e Sud, il Wi-Fi.
vino. Sempre più su. Perché tanto il fiordo è a picco. Sulla nostra destra è così. Sono tanto freddo, 12 gradi. 16 agosto. Ci sono parole. Panoramica, se il panorama non lo vuoi guardare, quindi boh, forse poi deviamo sulla E6 diretti verso Trondheim. Ah, come lo dici bene, ridillo. Trondheim, no, non lo so, magari è pronunciato male. Magari hai detto una cazzata, però va bene lo stesso. Cioè, un fiordo, mare che è una tavola. Ci vorrebbe un caffè adesso. Turna. Dal 16 agosto, guarda caso, che è oggi, inizia la bassa stagione, quindi invece di essere aperto tutti i giorni, lunedì è chiuso. Peccato, peccato, perché un angolo di momento educational. Ma che stava. Felicissimo! Poi qualcuno è rimasto pure io in bagno. Com'era il bagno? Era pulito, in confesso. Va bene, aiuto! E ora andiamo all'altro traghetto di
buon appetito, ecco siamo alla pescheria gastronomia di Trondheim e ci spariamo un piccolo pranzetto con zuppa di baccalà, ostriche che qui fanno in maniera particolare con le uova di ronco e l'unica cosa che ci mancava per Grenzio, poi abbiamo mangiato tutta roba tipica, tranne l'alce, no poverina, l'alce non la mangio, è sicuro. Esposta una raccolta di lapidi scolpite in epoca medievale. Guarda che meraviglia! Guarda che meraviglia! Momento educational channel. E qua, cattedrale di Trondheim. Bella. Che appare anche sulla copertina di un disco. Andate a cercare quale, va? Dai. Sì, perché non lo sa pronunciare. Per i musicofili.